È Paganese l'oncologa dell'anno. La dottoressa Lucia Cannella di Pagani si è aggiudicata il premio Vincenzo Caravella per l'oncologia anno 2014 quale riconoscimento per i meriti scientifici e l'attività assistenziale espletata in questo campo. A sceglierla tra numerosi eccellenti professionisti il comitato scientifico dell'Associazione Ferdinando Palasciano. La cerimonia di premiazione si è tenuta a Capua presso l'Aula Magna della Facoltà di Economia. La giovane oncologa è stata premiata per l'abnegazione verso il lavoro e per l'impegno profuso per la ricerca. Siamo con la dottoressa Lucia Cannella. Un momento di grande soddisfazione professionale, un attestato importante quello che ha ricevuto qualche giorno fa a Capua, un premio per l'oncologia, premio Caravella. Insomma, anzitutto come ha accolto questa notizia di essere tra i premiati? Io sì, sicuramente sono stata molto frastornata. Ho sempre fatto il mio lavoro e insomma gratificata dal bene che mi vogliono i pazienti, insomma dal lavoro quotidiano. Questo attestato insomma di stima, invece anche di dimostrazione ufficiale tra virgolette di quello che faccio tutti i giorni, mi ha reso molto, diciamo, onorata soprattutto, ma anche gratificata, perché insomma non me lo aspettavo sinceramente. Lei è paganese ma lavora attualmente a Benevento. Spesso i giovani, le eccellenze di questo territorio sono costretti ad andare via perché magari per fortuna vincono qualche concorso un po' lontano dalla propria terra. Lei attualmente è precaria? Sì, allora io diciamo lavoro a Benevento e ho avuto la fortuna di avere almeno lì un contratto di assistenza. Ho un contratto precario ed è l'unica cosa che la campagna attualmente mi offriva. Pur di non lasciarla, diciamo, ho accettato anche di fare tanti chilometri tutti i giorni per andare al lavoro. E sono anche, diciamo, molto contenta del lavoro che faccio. Diciamo, quando uno immagina il lavoro che farà da grande, spera sempre, insomma, che sia un lavoro per cui ha studiato, per cui si è formato. Io ho avuto la fortuna e quindi, diciamo, sono felicissima sicuramente del lavoro che faccio tutti i giorni. Certo, la precarietà è difficile, insomma, tutti i giorni da fare i conti, tutto perché avendo fatto concorsi anche fuori, se dovesse arrivare, insomma, la chiamata di aver vinto un concorso a tempo indeterminato, io sarò costretta comunque a lasciare sia il lavoro che faccio tutti i giorni sia il mio paese. E per me, diciamo, e la mia famiglia soprattutto, non è facile da digerire questa cosa, però insomma il lavoro va comunque, diciamo, quando uno ottiene un lavoro già è difficile, insomma, essere... Fare il medico è una missione quando lo si fa bene, soprattutto in ambiti particolari come quelli dell'oncologia. Lei, giovanissima, ha fatto questa scelta probabilmente da ragazzina. Perché si è indirizzata verso questo percorso? Allora, sicuramente il mio vissuto personale ha influenzato molto la mia scelta. Io volevo fare il medico e lo volevo fare a 360 gradi, non volevo fare il burocrate. Quindi diciamo che avevo la possibilità di fare anche biologia, mio padre c'era un laboratorio, quindi potevo tranquillamente continuare la sua attività. Però volevo essere vicino alle persone, insomma non volevo soltanto, diciamo, occuparmi delle prescrizioni o non lo so, insomma, di non essere, diciamo, a contatto con il malato. E nonostante mi piacessero tante materie, anche se malato biopatologica per esempio, però perdevo poi il contatto con il paziente, quindi l'oncologia sia per il mio vissuto sia per proprio la materia che, insomma, mi permette di studiare e di essere vicino, insomma, al paziente, di fare ricerca, di andare avanti e aumentare, insomma, le conoscenze, sia appunto, diciamo, di stare vicino alla gente. Poi come sono fatta io caratterialmente, era secondo me la scelta ideale, anche se la mia famiglia non ha appoggiato questa scelta per niente, anzi, insomma, avendo avuto questo vissuto ha sempre pensato che io dovessi andare verso la gioia, non, insomma, verso il dolore o la sofferenza. Però io mi sento invece di essere più partecipe della sofferenza delle persone, perché curare un malato oncologico significa curare anche la famiglia, e quindi intessere un lavoro, un legame forte, diciamo, dove il paziente sente debole nel corpo, e quindi, diciamo, dargli questa forza è una forza sicuramente importante. Senza l'amore della famiglia, che poi è quello che io ho ricevuto in tutti questi anni, non avrei potuto, insomma, fare bene il mio lavoro. Non so se sono la migliore da un punto di vista clinico o scientifico, però mi sento di essere vicina, e questo è, insomma, è veramente, i pazienti me ne fanno testimonianza tutti i giorni, e questa sicuramente già è la massima gratificazione. È accaduto anche in questi giorni, perché lo possiamo testimoniare noi da soli, avendo pubblicato già un articolo che parlava di questo premio. Ci sono state tantissime le attestazioni con i post sui social network. Se lo aspettavo? No, assolutamente no. Sicuramente, diciamo, abito nel paesino e si sa quando c'è una notizia bella viene condivisa, e questo è diverso, diciamo, da quando uno abita nella città.
però sinceramente no, c'è gente, a parte proprio l'attaccamento a Pagani, e questo insomma mi ha lusingato, proprio essere chiamata quasi esponente, diciamo, di questa Pagani bene, di questa Pagani che vuole fare, che si impegna, insomma, sicuramente questo mi ha lusingato. Però poi anche pazienti, figli di pazienti, insomma, che mi hanno veramente, diciamo, fatto i complimenti, che poi io sono sempre la stessa ieri, oggi, dopo il premio. Forse è questa la forza, no? Pagani, parliamo di sanità a Pagani, c'è un polo, chiamiamolo polo oncologico, in realtà un reparto di oncoematologia che deve crescere, si devono sviluppare evidentemente anche altri reparti per poter parlare di vero polo. Da paganese, insomma, le piacerebbe lavorare per la sua città, nella sua città? Magari, no, questo sarebbe sicuramente un sogno, perché insomma lavorare vicino casa e poi fare bene alla propria gente sicuramente sarebbe un sogno. Però purtroppo insomma è la campagna il problema, non è il polo oncologico in sé, perché nonostante funzioni bene, già ha cominciato, perché il reparto che stavano c'era, io conosco benissimo anche i colleghi, ho una grandissima stima anche, diciamo, per loro, anzi abbiamo collaborazioni lo stesso, però non ci sono concorsi, quindi naturalmente anche chiedere di venire a Pagani significherebbe comunque di avere un contratto a tempo, diciamo, determinato. E a questo punto, visto che ho cominciato il mio percorso a Benevento, sono ormai più di 3 anni che sono lì, preferisco continuare dove ho seminato, cercando e sperando insomma di avere gratificazioni anche nel territorio di Benevento. Naturalmente sì, magari. Progetti di ricerca ai quali sta lavorando insieme ad un'equipe, credo evidentemente che lì a Benevento sarete una squadra di giovani e meno giovani che stanno lavorando. Si incentrano in particolare su qualche studio particolare? Spieghiamo cosa fate, anche per capire bene. Sì, diciamo che noi a Benevento, il nostro primario, il Bruno Daniele, insomma una grande persona dal punto di vista umano ma anche professionale, si occupa prettamente anche delle patologie epatobiliari, quindi diciamo il lavoro, che l'attestato di stima che ho avuto anche nel riconoscimento Caravella è anche perché, diciamo, il gruppo di lavoro, il gruppo in cui lavoro si è indirizzato su questo settore. Non è soltanto però questo il settore, abbiamo sicuramente le eccellenze, anche tantissimi studi con tantissimi farmaci nuovi nella patologia polmonare, nella patologia mammaria, nella patologia insomma di tutti i settori, ginecologica, di cui io appunto mi occupo, insomma anche come settorializzata di Benevento. E Benevento è un grandissimo centro, nel senso che comunque raccoglie un bacino molto grande e c'è tanta gente anche di Pagani che viene a Benevento, non grazie a me insomma, ma semplicemente perché abbiamo lì degli studi, sì, abbiamo lì degli studi che magari forse a Pagani non hanno, e naturalmente è sempre, diciamo, un disagio per il paziente spostarsi, però anziché andare a Milano, già che viene a Benevento, già questa cosa insomma, se poi potessi continuare il trattamento a Pagani, siamo noi stessi che ci mettiamo in contatto per creargli meno disagio possibile. Facciamo un cenno al premio Caravella. Caravella chi era? Allora, Caravella, Vincenzo Caravella era, diciamo, una persona di grande valore morale, di grandi doti umane, che era membro di questa associazione Palasciano. Purtroppo insomma l'anno scorso è venuto a mancare a causa di una neoplasia, diciamo, epatobiliare, e la famiglia, diciamo, ha voluto ricordare, ha voluto sì, diciamo, far sì che non fosse dimenticato sia, diciamo, il lavoro del padre, sia appunto la problematica che ha vissuto negli ultimi anni della sua vita, lottando veramente, diciamo, strenuamente contro questa malattia. Quindi mi ha voluto premiare con un assegno di ricerca, devo dirlo, anche per, diciamo, per le motivazioni scientifiche che fino adesso ho condotto anche all'ospedale di Benevento. E per questo motivo insomma il premio è stato consegnato dalla figlia ed è stata un'emozione fortissima. Avevo preparato qualcosa da dire per ringraziare anche il comitato scientifico che mi aveva insomma valutato come curriculum, ma non mi sono mancate le parole quando ho visto questo abbraccio forte di questa figlia, insomma, perché sono stata figlia anch'io e sono figlia anch'io, quindi diciamo questa cosa sicuramente mi ha colpito parecchio. Lo vuoi dedicare a qualcuno questo premio? Allora, io l'ho dedicato sempre in sede, diciamo, della premiazione alla mia famiglia, sicuramente, che è stato il mio sostegno e la mia forza, ma anche alle famiglie dei pazienti. Vi ripeto, perché la malattia oncologica è una malattia di tutta la famiglia. Io non curo il singolo, curo la famiglia, perché la famiglia che col suo amore dà forza e speranza al paziente e anche, diciamo, proprio la vitalità per lottare contro, diciamo, non sempre facili problemi di tutti i giorni, perché non è soltanto, diciamo, un giorno, viene a fare la chemioterapia e torna a casa. La tossicità si protrae per giorni, quindi anche questo, insomma, non farlo sentire solo, e questo è importante.